Queremos democracia! Queremos democracia! Oggi i migranti ecuadoriani a Genova abbiamo protestato per quello che è successo il 20 agosto. Purtroppo dall'Ecuador ci hanno promesso un voto telematico che funzionava, ma in realtà non è stato così. Il voto telematico è funzionato soltanto per un'ora e poi nessuno è più potuto votare. Un quinto degli ecuadoriani a Genova abbiamo potuto votare e questo voto telematico soltanto oggi è stato annullato. Ma avremo delle nuove elezioni per parlamentari nazionali e per parlamentari europei, ma purtroppo non sappiamo ancora con quali modalità. Nella protesta di oggi abbiamo chiesto il voto presenziale, perché purtroppo questo voto telematico non garantisce i nostri diritti. Prima di fare questo voto telematico dovranno darci delle altre garanzie. Quando sarà pronto forse accetteremo questo voto telematico, ma oggi abbiamo bisogno del voto presenziale. C'è stato un fallimento per noi ecuadoriani, non abbiamo fatto democrazia come tutte le volte che abbiamo fatto e per questo la comunità ecuadoriana siamo usciti alla strada a richiamare il nostro diritto, a dirgli a questi parlamentari dell'Ecuador che il voto telematico c'è stato un fallimento. Quindi per questo noi, la comunità, abbiamo protestato pacificamente per tutta la città di Genova che è nostra seconda casa. Oggi abbiamo anche raccolto delle firme degli ecuadoriani qui a Genova e lunedì le presenteremo al consolato, il quale dovrà comunicare al Consiglio Nazionale dei Voti in Ecuador il nostro disappunto, la nostra richiesta del voto telematico. Lunedì, assieme a Gioni e assieme ad altri compagni, daremo in mano al console questa richiesta, senza partiti politici, perché qui siamo tutti ecuadoriani ed è stato violentato il diritto di voto.